Ciao ragazzi e ragazze. Allora, sono andata a fare la spesa. Il tempo qua è un po' strano al CRAI. Allora, arrivo. Allora, ho preso in offerta questo shampoo. Allora, questo shampoo io lo usavo tantissimo tempo fa. Perché sto usando uno shampoo, infatti stamattina mi sono lavata i capelli e mi devo rilavare tutta la ciocca davanti, perché sto usando quello shampoo della Yves Rocher all'olio di jojoba. Purtroppo a me, io già avendo il capello grasso, non è buono, cioè basta che ne metti un poco poco, devi metterlo proprio per venire i capelli buoni, cioè devi metterne così. Ma sembra che non ti lavi i capelli, perché comunque questo shampoo della Yves Rocher non fa schiuma. E quindi evidentemente mi ingrassa i capelli. Io usavo questo qui un sacco di tempo fa, da un sacco di tempo che non lo uso, questo qui Liscio Perfetto, che poi io lo uso Liscio Perfetto, però mi faccio pure i capelli mossi. Mi ricordavo che questo era buonissimo, questa marca qua, e l'ho trovato in offerta. Infatti non lo compravo perché costava 2,30, 2,20, e mo stava in offerta il CRAI lo teneva a 1,25 euro, quindi ho detto no, me lo devo prendere e ho approfittato. Poi ho preso questo qua per i pavimenti. Allora, io questa marca è uscita ora al CRAI. Ragazze, la Spick e Span, non ho idea come sia questo detersivo. Ci sta a lavanda, ci sta un sacco di profumi. Io ho preso questo qua, amico degli animali domestici. Guardate, sta scritto pure che per il parquet. Questo qua è igienizzante, ipoallergenico. Non ci vedo con gli occhiali da vicino. E odor neutro. Neutralizer, nickel, cromo e cobalco tester, igiene, antibatterico sicuro. E quindi non lo so, vi faccio sapere perché ho visto questo qua, perché ho visto gli animaletti. E poi vi dico se è buono, se è brutto, se mi sono trovata bene. E stava in offerta a 0,95 e quindi l'ho preso. Poi vi faccio sapere quando ho i prodotti finiti, e vi faccio sapere se mi sono trovata bene. Poi ho preso questi al CRAI poi ho preso l'olio ex olio di semi girasole, non so parlare più oggi. Girasole, Mira. Vabbè, io prendo un qualsiasi olio per friggere, quindi questo girasole è pure buono, è in offerta a 1 euro. Io vedo tutto buio. Poi ho preso sempre al CRAI 2 euro di carne macinata. Ho preso 2 euro di carne macinata perché io faccio la pasta con la carne macinata. Poi vi devo girare il volantino. Vi devo fare il video del volantino del CRAI che va dal 9 al 22. Poi ho preso dal fruttivendolo. Ho preso allora dal mio fruttivendolo, quello lì più lontanuccio. Ho detto no, devo andare là, non fa niente che cammino un poco di più. Mi ha dato una vaschetta enorme di prugne in offerta a 1 euro. Guardate quante prugne! Quello lì di fronte a me mi diede ieri 6 prugne, 6 di queste qua leggermente un po' più grandi. Quindi la frutta, ragazzi, dovete girare perché. E addirittura dove sta Davide, dove abitava prima Davide, addirittura ce n'è un altro fruttivendolo che ti dà ancora più poco costa la frutta. Poi, perché a me le prugne mi piacciono tantissimo, mi piacciono assai. Poi, ho preso da Daniela alla salumeria, ho preso le uova in offerta, queste qua 1 euro, la vaschetta a pallocchio. Questa qua, la Tenderero. Ragazzi, i Plum Cake che mi piacciono a me della Mister Day, a me questa marca lo sapete che mi piace un sacco. Un pacco di pasta della Rivella. Prosciutto cotto in offerta. Poi ho preso il caffè cos'è?
perché io da Daniela, ragazze, non ho mai trovato il prezzo più basso, solo Daniela ce l'ha, perché io il corset da Daniela lo pago 1,45 euro sempre. Sempre, è come se stesse sempre in offerta il cos'è da Daniela. Poi ho preso il pane. Quello là. Aiuto! Guarda quanta roba! Il pane, 1 euro. E poi ho preso, fammi vedere un attimo, il latte mica stava in offerta. No, il latte non stava in offerta. 1,25 euro, perché a me mi conviene questo, mi dura 4 giorni, perché io il latte, ragazzi, lo bevo solo io. Quindi mi dura un sacco, non mi conviene comprare quelle di 1 litro, mi conviene comprare perché pago di più poi se compro quello di 1 litro. E quindi ragazze, ci stavano parecchi sconti pure da cosa. Allora, questa è una parte di spesa, poi devo andare a comprare e ho speso, allora, ho speso 14 euro. Allora, 8,50 da Daniela, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, è un 14,50 euro ho speso. Questi sono gli scontrini che ho preso poi da... Ah, dovevo prendere pure le mele annurche, perché io con la mela annurca, ragazze, mi faccio la tisana e non ho trovato le mele, e quindi non ho trovato la mela. Vabbè, non fa niente, dice che arrivano domani. E quindi domani, vabbè, vado a pierle domani le mele, non fa niente. E niente, ragazze, vi mando un bacio, al prossimo video.